Abbiamo chiesto a Benedetta Bertini di fotografare la frastagliata realtà nel centrodestra, perché insomma in tema di divisione devo dire che in Italia tanto a sinistra come a destra siamo messi bene. Allora, cerchiamo di fare un po' d'ordine con questa scheda di Benedetta Bertini e poi ne parliamo qui con De Primo. Le grandi manovre in vista dell'elezione amministrativa a Roma in programma a giugno fervono già da tempo, da quando il PD ha staccato la spina all'ex sindaco Marino. E nonostante manchino ancora 6 mesi, c'è chi dice che il ritardo è già palese. Nel centrodestra sono tante le questioni sul tavolo, a cominciare dal nome del candidato sindaco e dalla frammentazione dello schieramento. Il più corteggiato, senza alcun dubbio, Alfio Marchini, il candidato della lista civica con il cuore Amo Roma, già in campo con una sua lista civica nelle elezioni del 2013. Marchini vanta amicizie trasversali e sostiene di badare sulle temi concreti della città. Per Silvio Berlusconi sarebbe stato il candidato ideale, ma è dovuto tornare sui suoi passi a causa delle pressioni dei suoi alleati e delle perplessità di alcuni esponenti della stessa Forza Italia. Secondo i rumors di queste ore, nella lista di Marchini convergeranno molti esponenti del nuovo centrodestra, i cosiddetti augelliani, dopo la scissione tra il senatore Andrea Augello e Angelino Alfano. A Roma il nuovo centrodestra non dovrebbe presentare un suo candidato, molto dipenderà infatti dagli assetti a livello nazionale e dai rapporti con Matteo Renzi. E se nel centro-sinistra scaldano i motori per le primarie, nel centrodestra le primarie sono ancora un punto interrogativo. In Forza Italia, a chi chiede cosa ne pensino, si limitano a rispondere che Berlusconi non le ha mai volute prima e che difficilmente cambierà idea ora. Chi invece invoca lo strumento delle primarie è l'ex delfino Raffaele Fitto, che con la sua creatura conservatori e riformisti a Roma e nel Lazio si è alleato con il gruppo che fa capo Luciano Ciocchetti, ex deputato UDC, ex assessore all'urbanistica regionale della Polverini e in ticket come vice sindaco nel 2013 con Alemanno. Capitolo Giorgia Meloni. Il suo nome vola nei sondaggi e metterebbe d'accordo Forza Italia e Lega, che vorrebbero presentare alle elezioni amministrative in tutta Italia candidati unici. Tutti la vogliono, ma lei non ha sciolto la riserva e c'è chi in Fratelli d'Italia è convinto che non ci pensi per niente. Per Berlusconi, Salvini, Meloni, le amministrative restano dunque un rebus totale. La sensazione è che nessuno abbia voglia di spendersi troppo in prima persona, ognuno per una ragione differente. Il mantra resta comunque sempre lo stesso: uniti si vince. Non è un caso che di fronte ai tentennamenti della Meloni la manifestazione unitaria del centrodestra in programma a febbraio continui a slittare. E nel caso in cui la candidatura di Giorgia Meloni tramontasse definitivamente, considerando che ad oggi non ci sono nomi alternativi da spendere né della società civile né della politica, l'ipotesi su cui si sta ragionando in queste ore è quella di primarie per far emergere una nuova classe dirigente, una nuova figura possibilmente giovane da candidare per la corsa al Campidoglio. Chi invece ha le idee chiare è l'irriducibile Francesco Storace, che già a dicembre ha lanciato la sua candidatura. Storace sarebbe pronto a correre da solo o a confrontarsi in caso di Insomma, De Primo, Storace, lo sa meglio di me, è sempre sul pezzo, però sappiamo, tutti sanno la sua antica frequentazione, vicinanza politica con Giorgia Meloni. Lei deve uscire da questo studio con una notizia. Insomma, Giorgia Meloni si candida o non si candida a sindaco di Roma? Che cos'è che ancora frena il suo impeto? Perché poi sotto sotto sappiamo che questo sarebbe un suo desiderio covato da tempo. Ma purtroppo la notizia di una candidatura o meno di Giorgia Meloni, insomma, mi chiedete troppo, nel senso che i tempi sono ancora relativamente prematuri, nel senso che si sta, come il servizio, devo Il dire. 2016 è cominciato, De Sì, Primo, il eh? 2016 è cominciato, ma noi su Roma stiamo lavorando non da oggi, e quindi Fratelli d'Italia ha un suo percorso, un suo progetto su Roma che va avanti, iniziative che sono state portate avanti in tutti questi mesi, ricordiamolo in modo determinante nella quella che è stata poi la caduta di Ignazio Marino e la sua defenestrazione, con il ricorso presentato dai nostri consiglieri capitolini e con una opposizione dall'inizio alla fine, non solo dopo magari l'esplosione Diciamo di che il mafia PD in capitale. questo vi ha aiutato non poco a Beh, il PD si è risarcionarlo. fatto del male, ma il PD avrebbe dovuto prendere atto della impossibilità di proseguire con Marino molto prima. Diciamo che sono arrivati sotto giubileo, hanno esposto la città ad una serie di figuracce che purtroppo continuano, nonostante il commissario magari faccia il suo meglio, è una figura transitoria e che non ha una, diciamo, vocazione politica per definizione, quindi più di tanto non può fare. Per quanto riguarda diciamo, il candidato del centrodestra, noi dobbiamo partire dal presupposto che il centrodestra come aggregazione si sta riorganizzando da poco, perché Fratelli d'Italia nasce proprio in discontinuità con quello che è il vecchio centrodestra. Quindi noi il vecchio centrodestra, quello che poi purtroppo ha vissuto anche fasi piuttosto negative, non lo vogliamo riproporre, vogliamo qualcosa di nuovo. Da questo punto di vista, evidentemente Giorgia Meloni è una grande risorsa non solo per Fratelli d'Italia, ma per tutta la città, però è anche una risorsa nazionale. Quindi è lei
che deve fare un ragionamento su questo anche insieme ai partiti con i quali comunque ci stiamo confrontando. Il tavolo, diciamo così, il timore qual è? Potrebbe essere quello di bruciare il suo profilo politico anche nazionale nel caso di un insuccesso a Roma? Io personalmente credo che se scendesse in campo Giorgia Meloni, ovviamente non si può avere la certezza, ma sarebbe un candidato con molte possibilità di vincere, quindi non c'è da questo punto di vista la paura di bruciare un candidato. C'è la evidenza che noi ci potremmo trovare anche tra un anno, visto che Renzi ha dato una sorta di referendum su se stesso con il referendum invece costituzionale, anche con le politiche, e non c'è dubbio che Giorgia Meloni è una risorsa nazionale, quindi la valutazione per quanto riguarda Fratelli d'Italia è soprattutto su questo, ma ripeto, partendo dal presupposto che per noi si deve partire dai contenuti, dai temi, dalla creazione di un programma, e questo lo stiamo facendo indipendentemente dal nome del candidato. E ma poi, il dialogo sul nome di Meloni, mi perdoni se insisto, è più fluido con la spona, diciamo così, berlusconiana o quella salviniana? Chi è che magari può essere un po' più... No, io non credo che ci siano dei freni da parte di nessuno su questo, perché penso che sia Berlusconi, poi lo hanno detto insomma, in più circostanze, sia Berlusconi che Salvini si rendano conto che è una grande risorsa. Berlusconi in una prima fase diciamo si era un po', o perlomeno girano voci di un suo interesse verso il nome di Marchini. Noi abbiamo detto insomma più volte che per noi Alfio Marchini non è una figura collocabile in quello che è il perimetro dei nostri programmi, dei nostri valori. Insomma, il vostro elettorato non lo digerirebbe difficilmente questo. Diciamo che è una figura che oggi, cioè due anni fa ipotizzava di partecipare alle primarie del PD. Oggi dà la sensazione che si potrebbe candidare a destra come a sinistra. Noi crediamo ancora nella sovranità della politica, certo della buona politica, non della politica che purtroppo si è vista in tante occasioni, però non pensiamo che tutto sia relativo e che uno possa stare da una parte e dall'altra. Ci sono almeno alcuni temi, poi ci possono essere delle trasversalità sulle cose di buon senso, ma ci sono dei temi dove ci si deve schierare. Insomma, non scioglie la riserva, però una deadline perlomeno ce la dia. Non si andrà oltre quale data, presumibilmente? Io credo che entro la fine di gennaio... Sapremo. Sapremo, sì. Quindi, aspettiamo fiduciosi.